Bentornati a tutti, queste sono le prime lezioni e quindi dobbiamo partire dall'inizio. Non dobbiamo dare mai niente per scontato, non dobbiamo sottovalutare mai niente. Abbiamo detto che per questa lezione sarebbero serviti una tastiera e un mouse. Oggi andremo a parlare di come si usa il mouse combinato con la tastiera in un ambiente Windows. Innanzitutto vorrei fare una breve panoramica su che cosa siano i mouse e come si possono suddividere i vari modelli tra di loro. All'inizio dei tempi i computer non avevano nemmeno la tastiera, poi venne la tastiera e poi a un certo punto arrivarono i puntatori mouse, che avevano qua sotto una rotella che girando trasmetteva il movimento a dei meccanismi elettronici che facevano muovere sullo schermo la freccia detta puntatore. Avevano uno o due pulsanti, ogni pulsante ha una funzione diversa. Il mouse che preferisco io oggi è il mouse con il filo e dispositivo ottico, perché la rotella con la sporcizia ogni tanto si blocca e impedisce al mouse di scorrere liberamente. Vi racconto una breve storia. Dovete sapere che il nostro cervello è suddiviso in due parti, la parte creativa a destra, la parte razionale logica a sinistra. E quando noi utilizziamo il mouse con la mano destra, sfruttiamo la parte sinistra del nostro cervello, quindi la parte logica. Ho scoperto che spostando il mouse a sinistra, il mio lavoro è diventato molto più creativo, perché sfruttando la mano sinistra ho riattivato l'emisfero destro del mio cervello. Incredibile. Oltretutto, tenendo il mouse con la mano sinistra, si ottiene una ergonomia molto migliorata. Innanzitutto, la parte centrale utile della tastiera è esattamente di fronte a me. Con la mano destra posso gestire il tastierino numerico, con la mano sinistra il mouse, utilizzando il dito medio per pigiare il tasto sinistro e il dito indice per pigiare il tasto destro e muovere la rotella. Oltretutto, tenendo il mouse con la mano sinistra, la mano compie una rotazione di 45 gradi naturale che evita il tunnel carpale. Invece, se dobbiamo tenere il mouse a destra, lontano dalla tastiera, quindi lontano dal nostro corpo, la mano si ruota parallelamente al terreno e ci procura un fastidiosissimo dolore al braccio. Quindi, consigliandovi di utilizzare un mouse non ergonomico oppure di utilizzare un mouse per mancini tenuto alla sinistra, iniziamo a vedere che cosa succede nel sistema operativo Windows. Ok, tutti sappiamo che muovendo il mouse procuriamo un movimento del puntatore, cioè della freccia che vediamo sul monitor. Cerchiamo di capire la differenza tra clic semplice, doppio clic e triplo clic. Quando non viene specificato clic con il tasto destro, si intende sempre clic con il tasto sinistro. Quando ci posizioniamo su un oggetto, come per esempio un'icona sul desktop, con il clic semplice la selezioniamo. Quando l'icona è selezionata e evidenziata con un colore, per esempio azzurro, possiamo dire che quell'icona è selezionata. Se invece facciamo un doppio clic, non solo selezioniamo l'icona, ma in base al tipo di file a cui è abbinata, si dice la apriamo. Se si tratta di un programma, mandiamo in esecuzione quel programma. Se guardiamo nella parte inferiore dello schermo, vediamo che ci sono da sinistra verso destra una serie di simboli. Per aprire il menu dobbiamo fare un clic semplice sul tasto a forma di bandiera con il tasto sinistro. Facendo un solo clic, il menu si apre. Tutti quegli oggetti, come i link ipertestuali all'interno dei browser, i pulsanti delle applicazioni, i tasti che troviamo nelle barre dei programmi sono detti pulsanti, o in inglese buttons. Tutte le volte che incontriamo un pulsante è sufficiente un clic semplice per attivarlo. Apriamo il menu e poi cerchiamo Notepad++, il nostro fantastico editor che abbiamo installato la volta scorsa. Una volta che abbiamo identificato Notepad++, facciamo un clic semplice sulla sua icona e il programma si apre. Vediamo la struttura della finestra. Questa che si è aperta è la finestra. I programmi vengono rappresentati attraverso le finestre. Una finestra è composta solitamente da questi elementi. In alto a sinistra
anche se non si vede più, ma storicamente c'era e i programmatori di Windows l'hanno mantenuta nascosta, c'è un piccolo menu che, andando a cliccare sull'angolo in alto a sinistra, compare. Questo menu ci indica alcune operazioni che possiamo effettuare sulla finestra. Se invece di fare un clic semplice facciamo un doppio clic, ops, Notepad++ si è chiuso, quindi riapriamolo. Start, Notepad++. La barra in alto è utilizzata per spostare la finestra. Infatti, se io mi posiziono con la freccia sulla barra, tengo premuto, la posso spostare ovunque all'interno della schermata. Nei sistemi operativi più recenti come Windows 10 questa funzionalità è estesa a tutta la finestra, laddove non ci siano elementi sensibili, quindi è sufficiente prendere la finestra, toccarla in un qualsiasi punto, mantenere premuto il tasto sinistro e posso spostare la finestra in tutto lo schermo dove mi è più comodo. La finestra in alto a destra ha altri tre tasti. Il primo è il tasto che serve per ridurre icona alla finestra. La finestra si è abbassata e la troviamo in fondo nella barra di stato. Facendo clic sulla barra di stato la finestra torna fuori. Il secondo tasto è il tasto per ingrandire. In questo modo la finestra si è allargata a tutto schermo. Lo clicchiamo di nuovo e la finestra ritorna ad avere le sue dimensioni originarie. E il terzo tasto a destra è la croce che serve per chiudere il programma. Ops, l'ho chiuso di nuovo. Riapriamolo. Bandiera. Notepad++. Eccolo qua, è comparso di nuovo. Qui sotto vediamo, sotto la prima barra di stato, vediamo quella che chiamiamo la barra dei menu. Iniziamo con File. Basta un clic semplice per aprire la tendina, modifica, eccetera, eccetera. Basta un clic semplice per selezionare una qualunque di queste voci. Sotto la barra dei menu abbiamo una barra piena di pulsanti, che sono le funzioni principali che si utilizzeranno nel nostro programma. Le stesse funzioni le troviamo nella barra dei menu a tendina, semplicemente sono più veloci da raggiungere. È sufficiente un clic semplice per creare un nuovo file, oppure aprire un file dal nostro computer, chiudi, o fare qualsiasi altra operazione. Vediamo cosa succede se ci avviciniamo ai bordi della finestra. Ecco, se ci spostiamo sui bordi laterali, superiore o inferiore, vediamo che il cursore cambia forma e diventano delle frecce orizzontali o verticali. Se ci posizioniamo sugli angoli, le frecce diventano diagonali. Cosa succede se io tengo premuto il tasto sinistro e muovo il mouse? Il puntatore si muove sullo schermo andando a modificare la dimensione della finestra. Andiamo a scrivere qualcosa all'interno del nostro editor. Clic all'interno della parte bianca, si attiva il cursore che lampeggia. Il cursore che lampeggia, proviamo a scrivere qualcosa. Ciao, 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 invio. Ciao, 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 ciao. Perfetto, abbiamo scritto qualcosa. Vediamo che cosa succede se io mi sposto sul testo e faccio un clic semplice. Un clic semplice serve per spostare il cursore in un punto desiderato. Se faccio un clic, tengo premuto e sposto il puntatore, vedo che comincio a selezionare del testo. Una volta che ho selezionato il testo e questo è evidenziato, posso mollare il mouse e tornare sulla selezione, pigiare il tasto sinistro e trascinarlo da qualche parte. In questo modo posso praticamente spostare il testo selezionato in un altro punto della schermata. Quando rilascerò, il testo sarà spostato. Se mi posiziono su una parola e faccio doppio clic, la parola viene evidenziata. Se mi sposto in un altro punto del testo e faccio triplo clic, il triplo clic mi consente di selezionare l'intera riga. Ecco fatto, selezionato l'intera riga. Chiudiamo l'editor e apriamo l'Explorer Resource, quel programma che ci consente di visualizzare i file. Con l'Explorer Resource noi abbiamo la possibilità di selezionare un solo file, oppure iniziando da un punto dove non ci sono icone, teniamo premuto e trasciniamo, si viene a creare un rettangolo sulla finestra che seleziona molte icone in una volta sola. Ecco, ho selezionato una serie di file. A questo punto posso prendere questi file, li prendo tenendo premuto su uno di loro col tasto sinistro e li posso spostare da un'altra parte in un'altra finestra di Explore Resource, sul desktop,
ovunque io voglio. Questa operazione, non sto ancora lasciando il tasto sinistro, può essere fatta in abbinamento con uno di questi tre tasti. Se tengo premuto il tasto Ctrl, osservo che il puntatore cambia forma e compare un segno più. Il segno più significa che sto copiando questi file. Quindi la selezione mi consente di prendere dei file e, trascinando mentre tengo premuto il tasto Ctrl, mi consente di copiare questi file altrove. Ecco, li ho copiati. Se invece seleziono questi file, li prendo con il mouse e tengo premuto il tasto maiuscolo, detto anche Shift, questa volta non li copio più, ma li sposto. Li sposto, forzo il sistema operativo a comandare uno spostamento. A volte succede, per esempio portando i file da una chiavetta USB al nostro computer, che l'operazione di default sia la copia. Quindi, utilizzando il tasto maiuscolo, forziamo il sistema operativo a spostare e non a copiare. Vediamo un'altra funzione molto utile. All'interno dell'Esplorer risorse ci sono una serie di file. Ne seleziono uno, ok, ho fatto un clic semplice sulla sua icona. Ora, tenendo pigiato il tasto Ctrl, se faccio clic su un'altra icona in un qualunque punto dello schermo, evidenzierò un altro file. Quindi, tenendo premuto il tasto Ctrl, aggiungerò alla mia selezione dei file sparsi qua e là all'interno della finestra. Ricominciamo. Faccio un clic nella parte bianca e deseleziono le icone. Seleziono la prima icona. Ora, tenendo premuto il tasto maiuscolo e spostandomi un po' più in basso, faccio clic, vedrò che tutti i file dal primo che ho selezionato a quello che ho selezionato per ultimo verranno selezionati. Ecco, queste sono solo alcune delle operazioni che si possono fare in combinazione mouse più tastiera. Ovviamente ci sono un'infinità di operazioni che si possono fare. Vi invito ad essere curiosi, di indagare, cercate su internet quante cose potete fare con il vostro mouse e la vostra tastiera insieme. Non date mai per scontato gli strumenti che avete sotto mano. Scrivi qui sotto nei commenti se ci sono delle funzioni che non ho detto che sono molto utili e ricordati, se hai delle domande, scrivi qui sotto e faremo un video apposta per rispondere alle tue domande. La prossima sarà una puntata dedicata alla fisica. Introdurremo un concetto fondamentale e per farlo utilizzeremo il cubo di Rubik. Quindi vi consiglio di procurarvi un cubo di Rubik. Fatevelo prestare da un amico, altrimenti vi lascio il link in descrizione su come procurarvi un cubo. Il cubo ci potrà servire anche in futuro per delle lezioni di informatica, per introdurre gli algoritmi e quindi vi consiglio di procurarvelo. In ogni caso, i rompicapo come il cubo di Rubik, il giochino del 15, la torre di Hanoi e altri rompicapo ci potranno servire per prendere confidenza con i meccanismi della programmazione strutturata. Quindi, ho detto tutto, vi saluto e arrivederci alla prossima puntata. Ciao!